Buongiorno fanciulli, buongiorno fanciulle, come state? Riprendiamo con i nostri interattivi. Realizziamo una variante unica e cerchiamo di farla in maniera approfondita, quindi sempre con più domande. Però vi darò già un po' il contesto di partenza, in modo che voi possiate comprendere se può riguardare e interessare voi la vostra storia. Voi lo sapete che il risultato è sempre differente perché voi siete persone differenti e quindi andiamo a sommare ad una stesura che potrà risultarvi utile in parte, in toto, in modo evocativo, in modo letterale o anche per contrasto perché vi verrà da dire no, non è assolutamente così, però vuol dire che se non è assolutamente così, voi sapete com'è perché altrimenti non potreste fare no, questa contrapposizione. Quindi usate gli interattivi anche in questo modo. Quando voi siete completamente in disaccordo, non piccatevi, non prendetevela, ma rendetevi conto del potenziale di questa vostra presa di posizione. Vuol dire che voi la risposta l'avete già individuata, perché non è quella, ma è quest'altra. Quindi è perfetto, no? Io vi ringrazio per i commenti, per i consulti personali. Noi continuiamo tutte le settimane, tutti i mesi, organizzandoci sempre con le consegne in maniera no, ordinata, in modo che nessuno debba attendere troppo. Se non vi rispondo nell'arco di un giorno, rimandate l'email, potrebbe essere andata smarrita o persa. Io per adesso sul web ho rinunciato a fare la guerra a quella che mi ha rubato il nome del canale, logo, tutto, e ha messo anche l'indirizzo reale del mio canale, cioè è proprio furba. Vabbè. E quindi ragazze, fate attenzione se questa visola o non vi offre ritualistica, io non sono più che dirvelo, non so che fare, segnalatela voi, io non è che non voglio farlo, ma mi ha bloccato. Bloccata fin dall'inizio, quindi io non posso proprio farlo oggettivamente. E alla polizia postale abbiamo inoltrato tutto, però secondo me, mentre la polizia postale agisce, campa cavallo. Ora vi inquadro un attimo il punto di partenza. Prendetelo così come questo interattivo, l'interattivo per una situazione che è cambiata drasticamente. Ora, tecnicamente è una chiusura, però potrebbe essere anche, mi aveva promesso una cosa e non l'ha fatto. Non l'ha fatta quella cosa. Aveva detto tot impegnandosi per e si è rivelato un menzognero. Oppure ha rigirato la frittata, ha cambiato versione, mi ha dato la colpa. Non lo so, comunque un contesto iniziale che è andato degenerando, però tendenzialmente verso una chiusura. Lì dove voi eravate certe di un sentimento condiviso o di un coinvolgimento magari sul lavoro, e nell'oggi questo magari vi dice o questa vi dice, cercate di capire voi, noi parliamo come una donna ad un uomo solo per una convenzione linguistica, però voi potete capire, no? Qual è il vostro ruolo in questa situazione. Ecco, all'improvviso arriva questo e vi dice, ma guarda che ti sei immaginata tutto tu, ti sei fatto un film, ti sei fatta un film, noi mica stiamo insieme, ma che vuoi? Cioè, magari noi si collabora, noi si fa altro. Quindi voi cercate di inquadrare al meglio la situazione e poi andiamo con le nostre domande, iniziando da quella proprio di rito, quella classica, cioè se questa situazione sia davvero conclusa innanzitutto. Poi vediamo se sta bluffando, non sta bluffando, dove andrà a finire tutta questa storia, dove vi porterà, cosa potete fare, cosa accadrà. Facciamo più domande possibili. Quindi io direi proprio di cominciare. È possibile che questa storia sia davvero finita? E in questo modo così strano e imprevedibile, inoltre violento, aggressivo, inaspettato. Le carte, lo ricordo, le posiziono sempre al dritto, ma le interpreto per come si danno. Lui verso di te, cosa sta combinando? Questa storia è finita qui? Ma direi di no. Più che altro è un punto decisivo per un qualcosa, vediamo. Anche se questa decisione con la carta al rovescio sembra no, sempre tardare, viene sempre rimandata. Dovrei optare per un comportamento di un certo tipo, ma non lo faccio. Che cosa però?
cosa dovrei decidere di fare e non sto prendendo in considerazione? Lasciare andare il passato e incamminarmi verso il futuro. Ora va detta una cosa, le opzioni sono due. Da un lato potrebbe esserci il sentimento, io in realtà ci voglio stare con te e non è semplice ed è per questo che dinanzi l'oggettiva difficoltà di stare assieme e quindi quasi l'evidenza proprio dell'impossibilità di questa relazione, io però non lascio andare, non lo do questo taglio netto. Continuo a guardare al passato e a sperare in questo passato, non mi sbilancio, ma io dovrei sbilanciarmi, perché non è solo per aprire. Qui ci si può sbilanciare effettivamente anche per chiudere, ma io resto fermo, focalizzato lì perché non voglio lasciarti andare. Allo stesso tempo non saprei proprio come far evolvere questa storia. Quindi la prima persona combattuta interiormente è lui. Eh sì, allora è vero che ho un momento particolare. Abbiamo quest'ore di bastoni, una persona molto concreta che ha delle responsabilità nei confronti della famiglia, nei confronti del lavoro, la stanchezza, un uomo che deve gestire situazioni complicate e complesse nel migliore dei modi, che per indole e carattere vuole riportare comunque dei risultati, quindi una persona totalmente calata nelle sue funzioni, in quello che fa di giorno in giorno, nel lavoro, ripeto, soprattutto, è anche ben visto ed ammirato come uomo, però. In realtà non ce la fa più, lui sta per esplodere. La sua chiusura sembra quasi il tentativo di tenere assieme i cocci. È una chiusura emotiva che si manifesta poi con atteggiamenti di chiusura dal punto di vista sentimentale nei confronti delle persone più vicine, di quelle con cui ha maggiore confidenza, con le quali ha maggiore confidenza e tra queste ci sei anche tu. Allora, quando qualcosa sta per crollare, una torre, un palazzo, prima ancora che possa effettivamente crollare, di solito si mette in sicurezza, quindi un tentativo, no, di rassicurarsi, piantando dei puntelli, delle corde, qualche cavo in sospensione, non so neanche come chiamarli, per tenere assieme, no? Come se questo corpo fosse questa torre che sta per saltare per le troppe responsabilità, la corona, paura di fallire, quindi di cadere, retrocedere rispetto al ruolo che lui occupa nell'oggi, è circondato da queste preoccupazioni, è come se si stesse limitando, è lui che si sta stringendo praticamente un cappio intorno all'esistenza, perché questa costrizione, perché lui si sente costretto ad avere questo tipo di comportamento, cioè come potrei mai comportarmi in maniera differente se nell'oggi ciò di cui mi devo prendere cura prende talmente tanto tempo della mia vita che non ci riesco proprio per ritagliarmi del tempo in più. Figuriamoci per vivere un sentimento in un'epoca in cui sono totalmente immerso nei casini e nelle responsabilità che mi competono. Quindi io sto tenendo tutto assieme e mi chiudo nella misura in cui in realtà chi ha veramente bisogno di un sostegno, più che la situazione in sé, sarei io che sto iniziando a cedere. Quindi, al di là del suo vissuto, se dovessimo interrogare le carte circa semplicemente il fatto la storia continua o si interrompe, verrebbero a dirti che no, non si interrompe, però ciò non toglie che questa fase è molto complicata e lui comunque l'attenzione e l'impegno che deve mettere nelle cose di cui si deve occupare in prima persona, ecco, non le diminuirà. Non si ritaglierà ora del tempo in più o degli spazi, ma si sta buttando anima e corpo totalmente nella realizzazione materiale. Quindi voi continuerete ad andare in parallelo, ad avere a che fare l'uno con l'altra? Allora, iniziale chiusura, nonostante i tuoi gesti di apertura, di coinvolgimento, gesti carini, però lo vedo come un imperatore, quindi tendenzialmente all'interno della coppia come l'uomo, tra l'altro verrebbe da dire ufficiale, cioè. Quindi perché questo imperatore ha però l'atteggiamento di chiusura così come vediamo nelle carte precedenti in alcune?
perché sta cercando di mantenere tutto in equilibrio. Quando sa che deve darlo quel famoso taglio, sembra lo zoom sulla mano della carta della giustizia, ma non riesce a dare quel famoso taglio, intanto qui volano i fogli. Quindi io devo mantenere una sorta di equilibrio che va bene sbilanciare, no? Io lo posso sbilanciare questo equilibrio, ma dovrei fare una scelta di campo, o con te o senza di te. Invece ti voglio avere all'interno del mio vissuto, del mio quotidiano, so di cosa mi devo prendere cura, quindi quelli che sono i miei impegni, le mie responsabilità, e non mi posso sottrarre a questo. Non ti posso dare nulla di più di quello che già hai, al momento non ti posso promettere niente. Se tu insisti, io con la mia autorità mi esprimo e ti faccio notare che in fondo non abbiamo firmato alcun contratto, quindi siamo due persone, due spiriti liberi, e il che vuol dire avere anche la capacità di fare delle scelte a volte che possono sembrare impopolari perché apparentemente egoistiche. Io devo riuscire a gestire un contesto nel quale tutto ruota intorno a me ed è naturale che io mi senta al centro del mondo, ma in generale perché io devo avere quella funzione, devo stare al centro della ruota, no? Per essere di utilità al sostegno a quel cardine centrale che fa sì che la ruota possa girare su se stessa e creare una linearità negli eventi. Cioè vuol dire tutto fa capo a me. Io sono un capo, tutto fa capo a me, ho la corona sulla testa, ho tutte queste preoccupazioni nel cappello, e per avere questo movimento lineare tra i vari obiettivi, no, che mi sono prefissato, che fanno parte di quello che devo realizzare, io mi ci sto buttando davvero anima e corpo, quindi non mi resta proprio del tempo. Quello che puoi fare è sì aspettare, ma anche un'attesa, ahimè, infruttuosa per te, perché diventa una sorta di immobilità. Quindi aspettare una persona che non ti dimostra la benché minima fretta di uscire fuori da questa situazione. Ora, vediamo che sentimenti ha ad oggi o se non li ha più. Lui per te che sentimenti ha? Il sole, bellissima. Sentimenti trattenuti, questa parete di ghiaccio, isolamento, mi isolo, ma sto mentendo, quindi ti dico delle bugie. La pigrizia, l'aggrapparsi al passato. Quindi una persona piuttosto pesante che dei sentimenti li ha, fanno parte di quel passato, che se solo lui riuscisse a guardare davvero negli occhi come passato, ecco, e sta cercando di evitare proprio quello, sia con l'elemento qui della simbologia dell'occhiale da sole, che questo blocco messo proprio davanti il naso, davanti gli occhi. Se io guardassi veramente, mi rendessi conto di tutto quello che c'è stato tra di noi, che è ovvio che non posso dimenticare, ma è come se mi fossi un attimo arenato rispetto a questo nostro vissuto, ecco, nell'oggi capirei che in fondo le radici le abbiamo messe, che qualcosina forse è anche germogliata, e che questo qualcosa non è che lo posso recidere così all'improvviso, no? Tagliare di netto, no, non esiste niente, ti sei fatta il film da sola, perché in realtà è un qualcosa che abbiamo costruito assieme. Ora, ma se lui i sentimenti li ha, però è come se li stesse negando, perché lo fa? Vedi, allora lui ha un suo senso di colpa per non ricambiarti, cioè lui si rende conto di quello che tu fai nei suoi confronti, di quello che lui non fa nei tuoi confronti. Lui subisce il peso dello specchio che gli rimanda la sua immagine reale e veritiera, come se lui stesse cercando di non vedere, non riconoscere la sua immagine reale e veritiera. Quindi che fa? Cerca di evitare, no, gli incontri, ti parlo e non ti guardo negli occhi. Perché non ti guardo negli occhi? Perché avrei indietro l'immagine dei miei e mi renderei conto che io ho messo un filtro, un muro, un velo tra me e te, che è una sorta di protezione per me, ma diventa anche una sorta di dichiarazione: non sono sincero, non sono diretto, sono filtrato. Cioè, quello che ti faccio aggiungere non è proprio quello che sento e che penso, ma quello che vorrei tu credessi, in modo da metterti con l'anima in pace, e in questo momento che non ti posso offrire niente sotto tanti punti di vista, continuassi comunque la tua vita in serenità. Allora, quindi è una persona che sta fingendo. Una cosa è certa: ad essere onesti con se stessi, questo uomo non può dire che tra di voi non c'è niente, ti sei immaginata tutto tu.
Perché innanzitutto se qualcosa fosse finito, stesse finendo, nell'oggi abbiamo le macerie di un qualcosa che ha avuto una sua realtà. Poi abbiamo una scacchiera, quindi un qualcosa che è nato, nata dall'incontro, dialogo dei due. Poi io mi posso essere fermato, arenato, bloccato, raffreddato, è un altro paio di maniche, ma non hai fatto tutto tu. E in più quello che io stringo tra le mani, che oggi mi blocca, anche giustificato dal fatto che magari io sì, dei problemi, delle responsabilità, dei motivi per cui sono molto stanco, non posso andare avanti come in quel 5 di coppe di prima, devo guardare, no, le situazioni che mi generano apprensione, preoccupazione, stress in questo momento. Ma quello che stringo tra le mani è tanta roba, cioè il peso di quello che non riesco a lasciare andare è tanto ed è un qualcosa di reale, quindi non può essere un film. Allora, facciamo un attimo un dietrofront e facciamo un attimo delle domande un pochettino più dirette. Poi torniamo a voi due. La prima in assoluto è: finisce la storia al di là che possa pensarlo lui o non, cioè se finisce all'atto pratico. Poi vediamo se riprende. Facciamo tutte domande e controdomandine. Chiusura al rovescio di una persona che ha delle responsabilità reali non ti sta mentendo, quindi anche a malincuore dice quello che dice e fa quello che fa. Per me non è finita qui e ci sarà modo e maniera di ritrovarvi. Tempistiche, quindi magari siamo nell'occhio del ciclone, nel casino e nell'occhio del ciclone è ovvio che non si trovano le soluzioni nell'immediato. Tempistiche, ma in realtà da un lato il 10 di Pentacoli è una carta di conclusione e riguarda per l'appunto le questioni pratiche lavorative Pentacoli e potrebbe anche essere quando avrò portato a compimento il progetto nello specifico di cui mi sto occupando e avrò la certezza che questa torre sta in piedi, non è crollata, ce l'ho fatta, mi sono limitato, trattenuto, privato di tante cose, però ho riportato a casa l'obiettivo. Allora, lì poi, quando tutto si calma, si placa e questa corsa rallenta fino a frenare, ecco, mi rendo conto che quello che può mancare, quello che cerco, quello che desidero, è di nuovo vis a viso qui dinanzi, vis a vis, occhi negli occhi, incontrare te, parlare con te, confrontarmi con te. Cioè, tutto quello che non ti riesco a dire nell'oggi, che non riesco a fare nell'oggi, ecco, lo farò non appena questa situazione a livello concreto e pratico sarà stata risolta. Quindi non è una questione facile perché poi dipende effettivamente dalle tempistiche di questo progetto di cui si sta occupando. Però abbiamo l'incontro e questo incontro di mediazione potrebbe far ripartire la coppia o è solo un chiarirsi e poi ognuno riprende la sua strada. Apertura, vediamo. Affezione e condivisione, aprendosi l'uno all'altra, quindi aprendo il proprio cuore, parlando, tirando fuori i propri malesseri, le proprie sofferenze, quella luce trattenuta, io finalmente ti ricambio, torno alla tua stessa frequenza, ti ho dovuto voltare le spalle, nel farlo ti ho anche mentito, nel mentirti ho sofferto tantissimo, non ho potuto fare altrimenti, non avrei potuto fare altrimenti, però nell'oggi che tutta questa situazione si è chiusa ed è stata risolta, io in realtà tendo a te. Cioè io tendo verso te, non è una situazione chiusa, è un qualcosa che riprende perché a livello profondo la connessione resta. Ora, la storia non è finita, si ripartirà, ci si ritroverà, ma diventerà una storia alla luce del sole o rimarrà una storia clandestina? Wow, diciamo che a livello di energie questa è una di quelle storie che potrebbe con il tempo tendere ad una storia ufficiale alla luce del sole, beh, anche col mondo a dritto.
Ora, onestà intellettuale vuole che ci si renda conto che tante cose che non accadono in questa incarnazione vengono preparate in questa incarnazione e poi possono succedere nelle prossime e nella prossima. Quindi noi non sappiamo se effettivamente l'obiettivo verrà raggiunto in questa specifica incarnazione, però le energie sono troppo belle per non rendersi conto che questa non è assolutamente una storia finita, ma una storia che tende a un riavvicinamento, a un ritrovarsi. Ora vediamo se ci sarà modo e maniera di avere un po' di tempo per voi al di fuori del lavoro, anche rubacchiandolo qui e lì a situazioni che rendono questo incontro fattibile. Quindi andiamo a vedere un attimo se ci sarà qualcosa, anche se nell'oggi lui è proprio perentorio. Poi vediamo perché ha avuto questo tipo di atteggiamento nell'attaccarti e dirti no, vabbè, ma cioè, praticamente te lo sei inventato tu. Sei stata davvero così superficiale, ingenua da abboccare a, non so, degli atteggiamenti che ti hanno fatto credere a livelli profondi che tra di voi ci fosse questa storia, invece non era vero nulla? Vediamo se è stata una tua ingenuità, innanzitutto. Anche se abbiamo capito che non è così. È stata una tua ingenuità, ribelle, consapevolezza, essere ordinari, nessuna cosa e stress. Ma in realtà no, lui ha avuto nel passato atteggiamenti completamente differenti. Quando ha voluto modo e maniera di vederti e stare con te, li ha trovati. La carta del ribelle è di un uomo che si stacca dai suoi doveri, da tutto in quanto imperatore, quindi anche lui è sotto i riflettori, visto, osservato, delle responsabilità, una situazione ufficiale. Però pur di vederti, quindi la consapevolezza al terzo occhio di Buddha, queste nubi che si diradano e quindi il concetto del vedersi, ha trovato il modo in solitaria, da solo, di muoversi e raggiungerti. Nessuna cosa, anche quando motivazioni valide e reali non ce n'erano, e ha fatto davvero i salti mortali per riuscire a ritagliarsi quei momenti con te. E da qui la carta dello stress, cioè ha cercato davvero di tenere in piedi tutto questo contesto che non è stato mai semplice. Ma allora perché ha avuto questo dietrofront, questo no? Ribaltamento di posizione, questo rimangiarsi totalmente comportamenti e pensieri. Vediamo se è frutto solo della stanchezza o se magari è subentrata anche, che ne so, qualche altra energia. Allora, letterato stanchezza che appende lo strumento al chiodo qua giù, vediamo meglio. Conquistatore, conversazione, fare attenzione a non essere visto ed ascoltato e fare attenzione affinché quello che potrebbe essere visto o ascoltato non venga riferito a casa o a persone che possono avere comportamenti di risposta difficili da gestire, poco, diciamo, sportivi e poco carini. Quindi facciamo un attimo il punto della situazione e poi andiamo avanti con altre domande. Questa persona si sta comportando in questo modo perché ora è oggettivo il fatto che non ti può dare la sua presenza. Per mettere un attimo un freno a una situazione che sfugge di mano, perché giustamente tu ti accalori, ti appassioni e pretendi delle spiegazioni, lui è come se stesse facendo una sorta di revisionismo rispetto al passato della vostra storia, dicendo: ma noi non siamo mai stati una storia. È ovvio che non stiamo insieme alla luce del sole, non è fattibile, però poi facciamo un sacco di cose insieme, soprattutto private. Sicuramente qualcosa c'è, me lo sono immaginato io? Assolutamente no. Le carte confermano che non solo non te lo sei immaginata tu, ma proprio che lui si è sempre impegnato in prima persona e questi sforzi li ha fatti per venire verso di te. Quindi di che stiamo a parlare? Fatto sta che oggi le preoccupazioni sono tante, la mole di lavoro è altrettanta. È ovviamente sotto i riflettori lui, se la cosa non va in porto per qualche motivo, il rischio è suo di farci brutta figura
Indietro non può comunque tornare, può solo portare a compimento questo progetto e inoltre quello che nell'oggi nega di aver fatto non è assolutamente vero, in quanto ribelle lui ha veramente cercato, ogni qualvolta ci è riuscito, contatto e presenza al tuo fianco. Ora vediamo se davvero si è spenta l'attrazione fisica oltre che il coinvolgimento emotivo, ma sicuramente un altro dei fattori che entrano in gioco è che io non sono così libero di agire perché qualcuno potrebbe vedere cose, potrebbe rapportare cose e sicuramente in questo momento in cui la mia vita è già incasinata di suo, figuriamoci se dovesse mai giungere qualche dito puntato contro di me che mi rinfaccia qualcosa. Assolutamente no. Ora, abbiamo capito che la situazione non finisce, che la situazione riprenderà a un certo punto, quando comunque a livello concreto il carico e la mole di lavoro saranno diminuite e ci sarà un pochettino più di serenità. Allora lì vi vedrete, vi guarderete negli occhi, vi parlerete e vi chiarirete. E quello che non si è mai spento, ma ora è solo in stand-by, torneranno più forti di prima. Allora la domanda è, ok, ma nell'oggi quindi ti sei davvero totalmente indifferente o è solo una questione di tempo? Per ora devo dirti così, devo comportarmi così, ma totalmente indifferente non lo sei proprio per nulla? Vediamo, mentre qui si è fermato il compattatore, proviamo a chiudere la finestra. Vediamo un po'. Armonia no, recupereremo tutto e lo farò anche con un atteggiamento molto provato e mortificato. Io non mi sto comportando male solo nei tuoi riguardi, ma anche nei riguardi dell'eventuale donna ufficiale. Lui in questo momento è freddo e refrattario rispetto a tutti. Ora, pensiero, ed è anche preoccupato nei tuoi confronti, assolutamente. Allora lui ha paura che tu possa chiudere. Ora vediamo che comportamento ti suggeriscono le carte, perché magari questa paura la devi far aumentare. È vero che lui è sotto stress, però potrebbe anche un attimo frenare questo suo atteggiamento che a te fa soffrire. Quindi mi dici palesemente, guarda, non è che ti sei sognata tutto. È oggettivamente evidente che per ora noi possiamo condividere solo il lavoro. Ma non detto nel senso che noi condivideremo solo il lavoro perché è una mia scelta e adesso tra me e te c'è solo questo tipo di relazione. No, non è questo il senso. Noi possiamo condividere solo lo spazio del lavoro oggettivamente, ma per fortuna che lavoriamo assieme almeno ci vediamo sempre. E nello spazio del lavoro bisogna avere un certo tipo di atteggiamento perché rischia che qualcuno possa vedere, capire, sentire e rapportare. Oggettivamente non ci stiamo vedendo in questo periodo, sì, è vero, nel passato posso anche aver fatto, non so, dei gesti molto eclatanti per ritagliarmi dei minuti, ma ora non ce la faccio più, perché non è proprio facile ritagliarsi quel tempo, ma si è sommato a tutte quelle esperienze del passato proprio il fatto che io le ho fatte, mi sono anche stancato, non di te, non ho proprio la lucidità mentale, la forza fisica di continuare a farle per ora. Quindi io l'unico modo che ho per calmarti e placarti, e perché ti devo calmare o placare? Perché stiamo a contatto 24 ore su 24, per altri motivi. Altrimenti qui diventa una bomba orologeria che può esplodere. Tutto devo fare io tranne che far esplodere questa bomba. E quindi che cosa devo fare alla fine? Devo cercare di farti entrare nell'ottica che per ora non se ne parla e se tu proprio insisti, noi non è che abbiamo una relazione. Quando io ti ho detto queste cose, potrebbe aggiungere, tu magari le hai interpretate in maniera un po' sbagliata. Cioè, tra di noi c'è solo il lavoro perché oggettivamente non riusciamo ad avere altro tempo, non perché non lo vorrei in assoluto, ma non c'è ed è il dato di fatto. Inoltre noi mica stiamo insieme, non l'ho detto per offenderti, ma sul posto di lavoro io non mi posso comportare diversamente, perché oggettivamente sul posto di lavoro, ma noi mica stiamo insieme. Cioè, se hai immaginato una cosa del genere sul posto di lavoro, allora sì, te la sei fatta la storia, te lo sei fatto il film, io non sono libero, sono uno che c'ho un sacco di responsabilità. Però lui ha paura di perderti ed è pensieroso e sta ripensando anche alle cose che ti ha detto per come te le ha dette. Questo non è uno che non vuole recuperare quel clima di armonia che con tutte le difficoltà del caso nel passato c'è stato. Però sicuramente se lo auspica per il futuro, ma nell'oggi è proprio un dato di fatto, non se può fare.
Allora, vediamo innanzitutto se ha paura effettivamente di perderti e vediamo che consiglio ti danno nell'oggi, se rimanere comunque piuttosto aperta a disposizione anche di questi suoi stati d'animo, prendere le distanze e fargli anche avere questo tipo di paura. Ma sì che ha paura che si ridimensionerà e si possa ridimensionare il rapporto, riducendosi solo a una collaborazione di lavoro, anche perché ti ha provata tanto con i suoi modi di fare, tu hai resistito molto, ma alla lunga potresti lasciare andare, no? Perché, vedi, lui teme di aver esagerato le ultime volte. Vero è che se non te l'avesse detto in quel modo, non sarebbe stato in grado di dirtelo comunque diversamente. Ora si sta ballando a questo tipo di ritmo, questo tipo di danza, tutto quello che sta accadendo, non si può scendere dalla giostra. Quindi per ora bisogna arrivare all'obiettivo. Certo che temo che tu te la possa prendere, possa esserci rimasta male e ti possa allontanare da me. Anzi, a volte spero per fortuna che c'è questo lavoro, perché spero almeno è l'elemento che ti lascia qui al mio fianco. Intanto passa il tempo, passa questa tempesta, magari poi ci ritroviamo. Pensiero e allegrezza. Allora, lui teme che tu andrai verso nuove situazioni, un nuovo orizzonte, nuovi scenari. Vediamo un po'. Allora, lui si sente un po' sotto pressione. Lui ha paura che questo stato di cose possa portare la storia a degenerare nella collaborazione lavorativa, creando una tensione che non si può gestire, qualcuno dall'esterno possa capire, carta della gelosia possa riferire e possa scoppiare questo tipo di lite. Quindi rifacciamo di nuovo un attimo il punto di tutta questa situazione. Persona che ha avuto un cambiamento improvviso dalla notte al giorno, perché? Perché all'improvviso si è reso conto che qualcosa stava sfuggendo di mano. Quindi ho dovuto agire proprio subito per frenare qualcosa con un contraccolpo, perché è come se ti ho fatto sbattere contro un muro, ma tu partivi, è ripartita come un treno con delle rivendicazioni sacrosante, ma il dato di fatto è quello che è, io non posso avere un atteggiamento differente, quindi abbi pazienza. Questo è se per te non va bene in questo momento e non c'è altro, quindi è ovvio che la situazione ha una chiusura in che senso? Non per sempre. Se superiamo questo periodo è plausibile che ci si possa riavvicinare, recuperare la situazione di prima anche meglio, ma se non riusciamo a superarlo è ovvio che qui si frena, no? Dobbiamo frenare entrambi, dobbiamo fermarci entrambi, dobbiamo un attimo ragionare entrambi. Perché a te potrebbe anche non andare bene quello che io ti ho detto, e magari non sono io che mi sottraggo, sei tu che dici, sai che cos'è? Allora a questo punto magari me ne vado anche a fare altre cose da altre parti. Allo stesso tempo sono troppo sotto i riflettori, sono troppo stanco, devo rendere conto a troppe persone. Noi oggettivamente non siamo una storia ufficiale, quindi non puoi pretendere nulla. E se nella tua mente si era creata un'aspettativa del genere, una fantasia tua, io non ti ho mai fatto promesse del genere, che non vuol dire che non ti ho detto che stavo bene con te. Però non è che potevo dirti o ho mai pensato sì, siamo una coppia alla luce del sole, perché per me è proprio pericoloso, ma non solo con te in generale, questo non ha tempo, non ha pensieri per altre situazioni, altre donne, altre questioni sentimentali, perché per lui già è troppo ingombrante la preoccupazione che ha nei tuoi confronti, con tutto che ha la preoccupazione di perderti. Quindi diciamo che è un uomo che non può fare diversamente in questo momento, e quello che ti ha detto te lo ha detto nella misura in cui doveva arginare un fiume in piena che lo avrebbe travolto. E che cosa ha fatto, no? Contrapporre al fiume in piena una bella diga, e tu quel fiume in piena che erano i tuoi sentimenti hanno sbattuto il muso contro la diga, e adesso c'è un muro che sembra separarvi. Per lui è solo un argine di contenimento, è solo un modo per tenere in piedi tutto. Perché? Perché io devo guardare quello che avviene a valle, non posso preoccuparmi anche di tutto quello che avviene a monte, cioè almeno tra di noi che parliamo questi problemi non dovrebbero esserci. È un atteggiamento molto particolare di questa persona. Vediamo che tipo di comportamento ti consigliano le carte ad oggi. Amor proprio, scegliere te stessa e rimanere con una predisposizione al sentimento che non deve lasciarsi
toccare e condizionare da quello che dice e che fa. Cioè, se tu provi i sentimenti, non li dovrebbe scuotere né smuovere il suo atteggiamento, perché i tuoi sentimenti non sono giustificati dal fatto che lui ne possa avere per te, ma sono un qualcosa che tu provi per lui a prescindere. Se sono così forti, la vita ti sta mettendo alla prova proprio in questo momento con queste difficoltà. Quindi, innanzitutto, prima di amare te, io devo amare me. E nell'amare me, io amo anche te. E quest'amore che tu mi risvegli è già una benedizione. Sia che tu lo possa ricambiare, che tu lo possa non ricambiare. E di questo mi devo rendere conto. Per il resto puoi fare ben poco. Questa è una situazione che nell'oggi è ferma. Pretendere altri comportamenti, altre spiegazioni non cambierebbe il dato di fatto. Se non lo vuoi perdere e vuoi vedere se questa storia nel futuro avrà una ripartenza con questa carta, abbi la pazienza solo di attendere. Lui nell'oggi può fare ben poco. È come se tutte e due steste aspettando il carro attrezzi che deve arrivare per prendere la macchina. Non arriva per te, ma non arriva manco per lui. Neanche per lui. Non è che lui può spingere la macchina e farla ripartire. Quindi non prendere decisioni affrettate, sii una persona saggia e profonda e anche se ti trovi a disagio in questa situazione, cerca di riuscire a mantenere un equilibrio perché comunque ne verrà fuori qualcosa di buono. Perché ora ricomincia meglio di prima, quando lui si calma, si tranquillizza e tutto si risolve. Però questo rimanere lì non vuol dire rimanere con gli occhi supplichevoli lì a darti garanzia che la mia vita non va avanti, non ho interessi. No, io lavoro con te, collaboro con te, ma penso alle cose mie. Da papessa io posso diventare anche la donna nell'ombra, quella di cui tu non sai che cosa no, gli sta passando per la mente e sta facendo. Apriti anche a questa metamorfosi profonda, alla possibilità di conoscere, vediamo se arriva una persona nuova. Mettiti nella condizione di mostrare a lui una donna forte, libera, emancipata, che se lui proprio non vuole andrà avanti con la sua vita. L'importante è non dargli l'impressione, men che meno la certezza, che tu pendi dalle sue labbra. Allora, per me voi rimanete legati e il discorso non è chiuso qui. Anzi, qualcosa di nuovo al momento non arriva proprio, si fa anche aspettare. Nel futuro potrebbe arrivare invece. Assolutamente sì, e quando arriverà potrà diventare quell'elemento che manderà un po' in crisi lui, che invece nell'oggi dà per scontato che tu hai occhi solo per lui. Qualcosa che si muove con questa ruota e che cosa arriva? Prima di un periodo molto positivo e proficuo, una vera e propria pulizia interiore ed esteriore di tutto ciò che è fonte di sofferenza. Anche per te questa esperienza è fondamentale per riflettere su eventuali sbagli, perché anche noi ne facciamo, e chiederci cosa nell'oggi di tutta questa situazione è tossico e fa male, cercare di guardare in faccia anche la nostra fragilità e debolezza, riconoscere che se lui è il carnefice, allora siamo noi che ci siamo abbassati al ruolo di vittima e pretendere anche anche questa libertà che è a rinascere scrollandosi di dosso le vecchie abitudini. Forse anche tu devi cambiare qualcosa nel tuo atteggiamento nei confronti di questo uomo per farlo vacillare e non dargli le sue certezze, ma non come ripicca. Wow, che situazione! Ora vediamo innanzitutto con tre carte se l'esito futuro sarà comunque positivo, anche se dovrà passare del tempo. Beh, carta rovescio, quindi non è un qualcosa di molto semplice. Dinamica karmica ancora in essere, momento di chiusura. Tre carte non bastano. Quindi che cosa accadrà? Rimanendo nell'aria un rancore di fondo, perché con tutta la buona volontà, però nessuno dei due ancora ha quella consapevolezza tale per cui vive un amore incondizionato senza soffrirne, rimanerci male e quindi provare anche un minimo di rabbia e rancore. Ancora ci saranno tante piccole esperienze che vi porteranno tra alti e bassi a discutere, recuperarvi, risollevarvi, ricadere, fino a quando a un certo punto arriverà questo muro con il passato e si riparte in maniera costruttiva, a tal punto da poter ripartire addirittura da soli se non vi seguirete l'uno con l'altra. Io vedo te che già prima, nella carta di prima, mi rinasci, trovi il coraggio di ricominciare da te stessa, verso comunque un contesto più che positivo con questa carta del sole. Bene, direi che la situazione è molto complessa. Caspita, io aspetto i vostri commenti per capire un po' di cosa stiamo parlando, solo voi potete contestualizzare. Vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacio e alla prossima.